Cioè, ma vi rendete conto che mi hanno costruito un pollaio vicino a casa e mo' mi tocca sentire le galline che mi svegliano la mattina? Non bastava avere una Gilda, che si chiamano Squeezy Chicken. Ora ho anche i pollini di Bianca Casa. Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati qua su Gaming Galaxy. Oggi altra guida veloce, ma prima, come sempre, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Iscrivetevi a New World Italia, sia a Facebook che a Discord, perché lì trovate gilde, compagni e quant'altro vi serve per iniziare al meglio e in compagnia questa nuova avventura su New World. Come detto all'inizio, questa guida veloce si basa su un recap totale di quello che noi sappiamo attualmente all'uscita del gioco e che si basa su, diciamo, gli attributi che noi potremo utilizzare. In base agli attributi noi potremmo scegliere ovviamente gli attributi delle armor, gli attributi delle gemme, il cibo da portarsi dietro per potenziarsi e le armi stesse. Inoltre in questa guida, come vedrete nelle immagini a seguire, ci sono anche i danni che possono essere fatti ai nostri nemici che valgono più o meno, quindi in base chiaramente a quello che può essere un attributo magico dell'arma stessa. Quindi andiamole subito a vedere così capite subito meglio. Partiamo con l'immagine che riguarda la forza, quindi il nostro attributo di forza. Sulla sinistra dell'immagine potremo vedere tutti i nostri bonus fino ad arrivare a 300 di forza, quindi se voi porterete a 300 di forza avrete tutti quei bellissimi bonus, quindi ogni 50 punti avrete un determinato bonus. Le armi che usano come forza primaria, quindi spada e scudo, ascia grande, Warhammer, accetta, ma soprattutto vi dà anche la secondaria, quindi tutte quelle armi che vanno in secondaria con forza, in questo caso la Spear. Appena sotto troveremo, come fatto nell'altro video, tutte le gemme che voi potrete utilizzare all'interno di queste armi e i propri effetti. Appena sulla destra le armature che hanno come fonte primaria forza e come fonte secondaria forza, che chiaramente potrete mischiare come più vi pare, come più vi pare piace. Non mi viene più in mente, sono le 8 del mattino, sono stanchissimo. Comunque, tutte le armature con le gemme sotto, quindi già da questo potrete capire come buildare il vostro personaggio, se farlo full forza, se farlo metà e metà, se utilizzare forza come secondaria, quindi lì potrete sbizzarrirvi come volete. Sulla destra invece troveremo i cibi di livello 3, 4, 5 che voi potrete andarvi a craftare per aumentare la forza di primaria e ovviamente di secondaria di estratto intelligenza o focus. Quindi questi sono cibi che devono essere utilizzati sempre prima di fare una determinata cosa, che sia PvP, che sia un dungeon, che sia un outpost rush, che sia una qualsiasi cosa. Quello che vi consiglio io nei cibi è sempre quello di mangiarli, di farne a quantità e mangiarli ogni volta che vi finisce il buff. Così sapete che si può fare, sapete che ce l'avete, a posto così. Mentre sotto a sia gli attributi delle armature che al cibo potete trovare gli effetti dei danni direttamente sui nostri nemici, quindi gli Ancient, gli Incorrupted, gli Angry Heart, i Lost e i Beast. In questo caso avrete la tabellina con danni slash, thrust, strike, fire, ice, nature, void, lightning e arcane che andranno a incontrare il proprio nemico e vi diranno se avete un bonus o non avrete il bonus contro quel determinato nemico. Queste immagini ovviamente ve le porterò qua adesso sullo schermo, vi lascio alla musica, godetevele e ci sentiamo tra poco.
Bene, vi ho lasciato qua sotto in descrizione il link dove andare a vedere direttamente questa guida, che in realtà non sono altro che queste immagini semplicissime. Io spero di esservi stato un minimo utile, è un video corto. Avete le reference comunque sul video per andare a pescare direttamente l'attributo che vi interessa. Io vi auguro un buon proseguimento e noi ci rivediamo con una prossima guida, non so se veloce o guida per principianti o qualsiasi altra, su questo canale. GG a tutti quanti.